piatto, mai, rigorosamente mai, però che devo dire? Mi hanno chiesto un padrino amato, che devo fare? Quindi chiedo scusa in partenza perché non si può che fare così. È un monologo che è tratto dal Grigio, che in realtà è lo spettacolo che meno amo di Gabriel, però questo monologo, no? E non fa l'originale così. Che caldo! Mai sentito un caldo così soffocante. Non si respira. È finita. Questa volta è proprio finita. Lei ha deciso di andarsene. Non la rivedrò più. Benissimo! Era così innamorata! Io devo dire, negli ultimi tempi non ne avevo neanche un gran bisogno. Non gliel'ho mai detto per non farla soffrire. Mi ha lasciato lei. Bel colpo. Che caldo! Certo che anche lei lasciarmi con questo caldo. In genere preferisco mi lascino d'inverno. Lei niente, se ne va così in una stagione qualsiasi. Torna dalla mamma, dalla zia, dalla sorella, dalla cognata. Ma possibile non mi pensi? Ecco, forse ora mi chiama. Ma certo, la telepatia. Sono lì che lo osservo, lo guardo, lo fisso il telefono. Niente. Niente, sono qui da 2 ore e lui zitto. Maledizione, hanno imparato anche gli oggetti. Quando li vuoi, niente. Appena sei al cesso, sì, ma non posso mica passare la giornata al cesso. Che caldo! Ma lei non lo sentirà il caldo, eh? E allora perché non fa niente? Lo sa cosa vorrebbe dire per me in questo momento? Vedermela arrivare qui, tutta rossa, accaldata. Amore, amore, ma certo, la resurrezione, il miracolo! È così che si diventa cattolici. È colpa mia, è colpa mia, ti amo più di prima. Ma lascia stare, dai, è una storia finita e basta. Bisogna me lo metta in testa. Non si torna indietro. Non è mica il gioco dell'oca. Magari uno pensa, la riconquisto. No, non si rimonta mai. Vai lì, fai un sacco di discorsi, preparati, belli, anche di quelli che fanno colpo. Ma quale colpo? Una volta facevano colpo. Cosa parlo a fare con questa faccia da cretino, perdente? Un pugno ci vorrebbe, pum! Invece di star lì a inciampare con le parole, un fiume di parole, che poi quella va a casa e pensa, ma che ha detto? Pum invece, quello sì che se lo porta a casa. Ma che caldo! Colpa mia, sempre. Non l'ho saputa tenere. Ce la faccio mica io a fare una cosa seria. Riesco sempre a sciupare tutto. All'inizio per le donne sono un genio. Mi attaccano tutte le medaglie sul petto, sono una meraviglia di uomo, l'unico. Ma perché duro così poco come meraviglia? Dopo un po' mi strappano le medaglie e mi insultano. Sei un egoista fottuto, che non sa voler bene a nessuno, né a me, né a tua madre, né ai tuoi figli. Tu non sai neanche cos'è l'amore, tu sei capace solo di scopare. Magari, non era mica un complimento, significava completamente incapace di amare. Io, Perché... l'amore è una parola strana, vola troppo, andrebbe sostituita. Non sarebbe meglio chiamarlo la cosa? Potrebbe diventare più concreto. All'inizio io lei l'amavo, voglio dire che ho avuto quegli attimi intensissimi che al momento sembra ti lasciano dei segni profondi, importanti, ma la cosa non è questo. O meglio, non è solo questo. La cosa è trasformazione, percorso, crescita insieme. È un patto di sangue stipulato tra 2 persone e forse prima ancora dal destino. La cosa è l'amore, no. È un'altra qualità dell'amore. Una qualità che non rimpiange gli attimi perché diventa la vita. Non so se avrò mai la fortuna di farlo, questo patto. Forse ci vorrebbe un uomo. 100 volte ho provato a cambiare, a ricominciare, a reincarnarmi, ma mi sono sempre reincarnato senza di me. Ecco, senza aver avuto una realtà, io passo evanescente fra i sogni di alcune donne che non hanno avuto la possibilità di completarmi. Ci sarà senz'altro il modo di fare la cosa, altrimenti il nostro destino è quello di essere scorze di uomini, involucri, mai persone. Magari dei personaggi, simpatici anche, affascinanti, mai persone.
Ma se è così, l'amore non sarà mai materia, terra, cosa. Sarà sempre una parola che vola, una farfalla che ti si posa un attimo sulla testa e ti rende tanto più ridicolo quanto maggiore è la sua bellezza.